Litigi, polemiche e le dimissioni da presidente della Propata di Antonio Tesoro. 48 ore in cui è successo di tutto e di più. Oggi, dopo due giorni di tempesta, per non parlare di tsunami, in casa Bustocca è tempo di riflessioni. Poche parole diplomatiche come quelle del direttore sportivo Carlo Regalia. Io, per quanto possibile, cercherò di fare da mediatore in questa situazione complicata, ci ha confidato Regalia. Non escluso un incontro a breve con patron Savino, al momento però non c'è nulla in programma. La calma e la grande esperienza del DS Tigrotto è d'obbligo, in primis per cercare di tenere la squadra lontano da pesanti vicende societarie. Mister Novelli prosegue con tenace fermezza nella preparazione della sfida di domenica con il Canavese. Considerando quanto accaduto negli ultimi due anni, altri fatti inaspettati potrebbero essere dietro l'angolo dello Speroni. Nel caso specifico, comunque, pare chiaro che affari di famiglia stiano incidendo parecchio. Fatto sta che le principali nemiche della Pro sembrano essere le parole tranquillità e serenità. E ancora una volta a rimetterci sono gli storici e gloriosi colori bianco-blu.